Uè ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su Clash Royale, finalmente, dopo un bel po' di tempo, e vedo che comunque ci sono da aprire alcuni bauli. Non abbiamo ancora il baule della corona, comunque lo andiamo a prendere subitissimo, ci facciamo queste 10 corone subito, e dopo andremo ad aprirci questa free chest, e dopo ragazzoli belli abbiamo il baule gigante che mi è uscito a culo così, vincendo una partita, niente di che, non ho stoppato assolutamente. Quindi io direi di andarci a fare qualche partita, così sblocchiamo subito il baule della corona. Tra l'altro ragazzi, giochiamo con un deck che mi avete fatto voi. Ho fatto delle prove e mi trovo abbastanza bene. Facciamo la combo principe sgherri che mi avete consigliato voi. Ci butto anche i lancieri dietro, almeno si difendono un po'. Vediamo un po' che cosa succede. Non dovremmo andare male, ma purtroppo c'è la strega che ci batte di un botto. Porca miseria, come si è difeso ragazzi. Facciamo caricare un po' l'elisir. E adesso ci ha buttato quella merda di pecca. Mannaggia, mannaggia. Ci ha fatto un botto di danno, mannaggia. Dai, 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 principe, fai un po' di danno a quella torre. Buttala giù. Buttala giù. Intanto ci difendiamo un po' la nostra area. Così, ok. E la torre è andata. Va, Fammok, va. Oh, ma Fammok ci ha fatto pure lui. Ci ha fatto. Vai col principe. Cazzo, no, l'orda no. Vabbè, ci sono gli sgherri che buttano a Fammok tutti. Oh, è andata a Fammok pure la Valchiria. Perfetto. Io direi di buttare anche un Giant qua che se ne va a fanculo tipo sulla torre centrale. Vediamo se riusciamo a fare un po' di danno. Butto pure una fireball così faccio un po' di danno alla torre. Oh, perfetto. Mannaggia, peccato. Dai, un po' di danno l'abbiamo fatto, non è male. Non è male. Difendiamoci con una torre bombardiera così qua random. Vediamo cosa riusciamo a fare. Vediamo un poco. Allora, facciamo bombarolo e principe. E pure i goblin lancieri. Afamok. Vai, va. Vai, vai, vai. Pure l'orda di scheletri è andata a Fammok. Sali, sali, salite. Mannaggia la strega, mannaggia. Quanto la odio, buttiamo pure il bombarolo che toglie un sacco di vita. Oh, vai che la facciamo il danno. Vai che lo facciamo il danno. Vai con la fireball, gli diamo un po' di danno. Vabbè, abbiamo vinto proprio, da Dio. Perfetto. E 3 corone nella sacca. Perfetto, perfetto. Uff, baule argento. Modesto, onesto e modesto. Chi è qua? Ecco, ciao Gespo. Ciao Gabriele. Sto registrando uno spacchettamento. Asd. Andiamo avanti, va, che voglio sbloccare sto baule della corona. Forza, forza, forza. Non aspettiamo altro. Va bene, con quei goblin, guarda, mannaggia. Buttali giù. Vai bombarolo, vai bombarolo. Grande bombarolo. Quella capanna là non ci voleva. Mannaggia, mannaggia. Capanna di merda. Vabbè. Oh, vai, vai, Valchiria. Butta giù quella Valchiria. Attenzione al draghetto, mannaggia. Ok, draghetto è andato giù. Mamma mia, che attacco. Ci butto anche il principe così, proprio di ignoranza. Dai, sgherri, buttate giù quel coso. No, mannaggia. Oh, bello, bello, bello. Oddio, buttare il principe non è stata una cosa bellissima. Comunque, principe con dietro il bombarolo adesso ci sta. Che fanno danno a quel zozzoso del principe che purtroppo ha ucciso tutti. Mannaggia, è rimasto il bombarolo solo. Che fa un po' di danno, dai, perfetto. Un po' di danno l'ha fatta la torre centrale. Ottimo, ottimo. Carico un po' di elisir, però va bene. Attenzione, il principe. Attenzione, il principe sopra. Cosa sta facendo? Attenzione. Oddio, ma mi devo difendere un poco però. Qua va a finire male. Oddio, qua va a finire male, raga. Qua va a finire male. Dai, mancano quasi 20 secondi. Dai, principe, ti prego. Siamo tutti con te, principe. Siamo tutti con te, principe. Ti prego, 7 secondi. Ragazzi, ce la possiamo fare. Dai, 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 dai. Fate del danno a quella torre. No, match over. È stata una partita tirata, ma si poteva vincere, mannaggia. Però ci siamo portati a casa una corona. È perfetto. Che danno che stanno a fare, grandi. E la torre va giù, e la torre va giù, e la torre va giù. Vai, va. Mo attacco di ignoranza con il principe a nord. Attenzione. Vediamo adesso, fra poco vado ad aiutare il bombarolo, ma credo che questa partita ormai è vinta. Forse, vediamo un po', vediamo un po'. Vai così, vai così. Ottimo.
3 stelle nella nostra sacca. Fra poco il baule della corona è nostro, dai. Mancano altre 3 corone. Basta vincere una partita, ce la possiamo fare con questo deck che voi mi avete consigliato. Grazie mille, ragazzi. Mi trovo bene, dai. Mi trovo davvero bene. Ragazzi, sta partita già l'ho inquadrata e vinta. Stop, deciso. Però sta il Pekka che, attenzione, sta andando lì. Facciamolo un po' con la Fireball, vediamo un po'. Dai, un po' di vita l'abbiamo tolto. Intanto quelli stanno rompendo la torre centrale. Guardate che partita veloce. Attenzione, attenzione, attenzione. Vediamo un bombarolo che riesce a fare. Toglie un po' qualcosa. Minchia, non gli fa un cavolo, raga. Porca miseria. Dobbiamo puntare a rompere quella torre di merda là sopra, ragazzi. Difendiamoci con la torre bombardiera. Va a far mocca tutto. Ok. Buttare questo qua, il Giant, con gli sgherri che gli vanno a dare una mano, perché questi mumetta gli urde. Ah no, ok. Ha buttato il pack. Grandi, vai, vai bombarolo, vai. No, 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 buttate giù quella cosa, dai, buttate giù la torre. Vai, grande bombarolo. E ho vinto contro John Cena. Sto giocando contro John Cena. Ho vinto contro John Cena, sono il migliore. Oh, 1, 2, 3. Boom, perfetto. È arrivato il fatidico momento dello spacchettamento della Free Chest, Baule Gigante e Crown Chest. Oh, finalmente, ragazzi. Vediamo cosa avete scritto qua nel gruppo. Ciao Gespo. Ma non avevo risposto a questo. Ah, ciao Gabriele. Oddio, non l'avevo inviato. Ciao Gabriele. Nulla, ragazzi, passiamo con lo spacchettamento. Iniziamo dalla Free Chest. Vediamo cosa ci troviamo dentro. 3 carte, 50 di oro, 2 gemme, un cavaliere. No, 2 cavalieri in realtà. 5 barbari, dai. Ok, a volte li utilizzo, in alcuni deck li utilizzo e mi piacciono. Solitamente in questi casi mi faccio aiutare da voi in live. Ma vabbè, devo decidere io adesso, quindi io direi la Crown Chest, dai. Ci conserviamo il baule gigante per ultimo, dai, facciamo così. Crown Chest, via. Vediamo, 5 carte, 327 d'oro, 3 gemme, 2 sgherri, 3 scheletri, una torre infernale. La uso poco, ma vabbè. E il Tesla, 36 Tesla. Ma vabbè, ragazzi, sono rimasto deluso da questa Crown Chest, sinceramente. Abbiamo ancora comunque il baule gigante da aprire. Non perdiamoci in chiacchiere, apriamolo e vediamo cosa ci troviamo dentro. Dai. Oh, quanto è bellino, 3 carte solo. Pensavo di più. 1097 d'oro. Iniziamo con le epiche, il principe, ottimo. Mi manca un'altra e possiamo migliorare sto cavolo di principe che sta ancora a livello 2. Prossima carta, 19 razzi. Vabbè, ce l'abbiamo, non lo uso per niente. E 164 frecce. Boh, ragazzi miei, è stata una grande delusione. Mi aspettavo molto di meglio. Oddio, ma abbiamo un'altra. No, ragazzi, possiamo fare un altro baule della corona. E che faccio? Non vi apro un altro baule della corona? No, vabbè. Ragazzi, ci sentiamo fra poco. Vi faccio altre partite e vado a prendere queste 10 corone subito. Un attimo solo. 2 hours later. Con un po' di difficoltà, ragazzi, ma ci siamo riusciti. Stavamo anche arrivando quasi ad Arena 6. Ma purtroppo ho perso 2 partite e mi è ancorato di brutto. Mannaggia, mannaggia. Vabbè, dai, meglio di niente. Almeno siamo riusciti a prendere la Crown Chest. La prossima volta riusciremo ad arrivare in Arena 6, ve lo prometto. Forse in live, chi lo sa. Bando alle ciance, apriamo sta cavolo di chest. Vediamo che ci sta dentro. Vediamo un poco. 5 carte, 346 di oro, 3 gemme, onesto. La capanna dei barbari qua, bellissima. Ah, che palle, madonna. Tombstone. La torre infernale. E il cannone. Ah, non è valsa proprio la pena, ragazzi. Sono rimasto deluso. Pensavo qualcosa di bello, sinceramente. Ma vabbè, ci accontentiamo, ragazzi. Comunque sia, spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete guardare altre partite oppure volete giocare in amichevole contro di me, vi invito a partecipare alle live che faccio ogni venerdì alle 20:30. Almeno passiamo un po' di tempo insieme e ci divertiamo un po'. Va bene, ragazzi, se volete iscrivervi iscrivetevi, se non volete iscrivervi non fa niente. Ricordate di seguirmi su Facebook, Instagram e di entrare nel gruppo Telegram. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.